La guerra dei cent'anni. Nel 1328 morì in Francia l'ultimo sovrano capetingio, Carlo IV, senza lasciare eredi diretti. Salì allora al trono Filippo VI, che apparteneva a una nuova dinastia, quella dei Valois. Filippo VI decise come prima cosa di appropriarsi dei territori controllati ancora dagli inglesi. Ricordate, la zona di territorio sostanzialmente ancora controllata dagli inglesi era la Guyenna e poi anche parte delle Fiandre. Edoardo III, re d'Inghilterra, imparentato col sovrano morto Carlo IV, rispose, invece che cedendo le terre al nuovo sovrano, rispose pretendendo per sé la corona francese. Anche Edoardo III era imparentato con Carlo IV. Perché non sarebbe dovuta andare a lui la corona di Francia? E nel 1337 attaccò la Francia, dando inizio alla guerra dei 100 anni, che durerà in realtà molto più che 100 anni, perché si protrarrà fino al 1453. Si chiama dei 100 anni convenzionalmente. La prima fase della guerra, gli inglesi riuscirono a imporsi, quindi avranno anzi più di tre grandi vittorie, ma quella che sicuramente da ricordare sarà la battaglia di Crécy nel 1346. La Francia tentò una riscossa sotto la guida del re Carlo VI, che voleva a tutti i costi riconquistare territori che erano stati persi, soprattutto dopo la battaglia di Crécy, e organizzò un grosso esercito formato soprattutto da una pesante cavalleria, ma anche da una fanteria molto molto ben armata, cioè una fanteria con grosse corazze, che permettessero di coprire i colpi provenienti dalla fanteria inglese. Nel mentre in Inghilterra era salito al trono Enrico V, che era un giovane sovrano, che provò anche per dare una sorta di imprinting positivo al suo regno, nel senso che voleva affermarsi come un sovrano forte, tentò di attaccare la Francia, ma Carlo VI aveva, come vi ho già detto, un esercito molto più forte e quindi Enrico V fu costretto a scappare e ritirarsi verso Calais. Ormai però braccato, Enrico V scelse un campo di battaglia molto più particolare tra due paesini, quello di Agincourt e quello di Tramecourt. In quella piccola strettoia, la battaglia si verificò in ottobre, quindi c'erano già le grandi piogge. Si era formata della fanghiglia in questo terreno, che era un terreno arativo dove i contadini coltivavano, ma a ottobre si sa che ormai non c'era più gran molto, non c'era più molto da coltivare. E quindi Carlo VI fece partire un assalto di cavalleria, ma gli arcieri con arco lungo inglesi colpirono prima la cavalleria, che si ritirò, ma nella prima avanzata aveva reso ancora più fangoso, aveva smosso la terra, creando praticamente una specie di fanghiglia paludosa ovunque in questo campo. Quando Carlo VI fece avanzare la fanteria pesante caricata da queste armature, si impantanò sostanzialmente, e quando entrò in contatto con la fanteria e la cavalleria inglese, era praticamente stremata. Gli archi lunghi inglesi fecero il resto e Enrico V ottenne una grandissima vittoria a Azincourt. Pensate che l'esercito era di Carlo VI, era, anzi di Enrico V, era di un quarto la proporzione, cioè per ogni soldato inglese ce n'erano quattro francesi. Nonostante questo, riuscì a seguito di questa
Bravosa sconfitta, Carlo VI fu costretto a firmare il Trattato di Troyes nel 1420. Che cosa prevedeva? Prevedeva sostanzialmente che alla morte di Carlo VI sarebbe succeduto al trono francese proprio Enrico V, il sovrano inglese. E quindi sostanzialmente, una volta morto, Enrico V si sarebbe ritrovato re d'Inghilterra e re di Francia. Ma questo non avvenne, perché il figlio di Carlo VI, futuro Carlo VII, pretese, possiamo dire anche giustamente, di ereditare il trono francese e riorganizzò intorno a sé i suoi più fedeli alleati, che in realtà iniziavano però a scarseggiare, perché molti dei suoi feudatari, tra cui anche il potente Duca di Borgogna, si erano alleati con gli inglesi e soprattutto vedevano in Carlo VII un usurpatore, perché dopo il Trattato di Troyes non spettava lui la corona. Sembrava proprio che la Francia non fosse in grado di difendere la sua indipendenza. Ma proprio in questa confusione generale, in questo momento di scoramento da parte di tutti i francesi, avvenne il miracolo. Guardate un attimo la situazione della Francia, in verde i territori controllati da Carlo VII, in rosa i territori inglesi, in giallo quelli del Duca di Borgogna alleato con gli inglesi. Quindi vedete che la situazione era quasi disperata, ma come vi ho detto, arrivò il miracolo, che ha un nome, Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco nacque nel 1412 ed era una ragazzina di appena 17 anni quando incontrò per la prima volta Carlo VII. Si dice che il primo miracolo avvenne proprio allora, perché Carlo VII si nascose tra la folla e Giovanna riuscì a individuarlo nonostante lui fosse camuffato. E disse che lei era un'inviata di Dio. Dio voleva aiutare la Francia e liberare il territorio francese dagli inglesi. Era una contadina che non sapeva né leggere né scrivere, la sua credibilità era praticamente a zero. Però Carlo VII, nonostante tutto, ebbe modo di parlare con lei e lei rivelò al re molti dettagli della sua vita che conosceva solo lui. E quindi venne veramente il dubbio, Carlo VII, che questa donna non fosse veramente mandata da Dio. Si dice, Giovanna dirà poi dopo nei suoi interrogatori, perché poi vedremo che farà una brutta fine, diciamo, dirà che San Michele Arcangelo e Santa Caterina e Santa Margherita le suggerivano che cosa fare, e lei si affidava totalmente a questi santi. Comunque, Carlo VII si convince e affida a Giovanna un piccolo drappello di uomini. Le viene forgiata un'armatura per lei, una spada e soprattutto un vessillo bianco con l'immagine di Dio, che lei porterà sempre con sé. Un momento decisivo della vita di Giovanna d'Arco sarà la liberazione della città di Orléans. La città di Orléans era sotto assedio da anni da parte degli inglesi e le difese francesi erano praticamente allo stremo. Nonostante questo, Giovanna, con i suoi pochi uomini, riesce a conquistare il castello della Tourette, che era un castello che governava un po' la zona di Orléans, e cacciò gli inglesi. Questa vittoria segnò un po' una riscossa della popolazione, perché a quel punto, dopo questa enorme vittoria, il popolo iniziava veramente a credere che Giovanna d'Arco, era stata mandata da Dio. E quindi frotte di volontari si unirono alla sua missione e
vedete la linea tratteggiata in blu, Giovanna col suo esercito avanzò fino a liberare anche la città di Reims. Perché era importante la città di Reims? Perché la cattedrale della città di Reims era adibita all'incoronazione dei re francesi. E quindi, dopo aver liberato la città, Carlo VII venne incoronato re di Francia nella cattedrale di Reims. Questa era una consacrazione e anche quelli più dubbiosi, quelli che erano ancora legati al Trattato di Troyes, capiscono che ormai è lui il vero re di Francia e iniziano a aiutarlo con uomini, con soldati e la riscossa inizia a essere sempre più forte. A questo punto però Carlo VII si vuole liberare di un personaggio che ormai sta diventando scomodo, ha ottenuto quello che voleva e non ha più intenzione di affidare altri soldati a Giovanna d'Arco. Molti iniziavano a vociferare che quella l'impresa di Giovanna fosse solo legata alla fortuna, Dio non c'entrasse niente. E così Carlo VII non sovvenziona più Giovanna che con pochissimi uomini tenta di prendere Parigi, ma la città non cade e lei viene catturata. Dopo essere stata catturata, gli inglesi le fanno un processo in cui lei continua ad affermare che le voci che sente sono realmente provenienti da Dio, ma il processo poi sarà processo sommario, una finta, e il 30 maggio del 1431, nella piazza del mercato di Rouen, Giovanna d'Arco verrà bruciata sul rogo e morirà questa grande eroina francese che attualmente è anche la protettrice della Francia perché è santa. Quindi, secondo la Chiesa Cattolica, le sue visioni e le voci erano realmente ispirate da Dio. Nel 1453 gli inglesi vennero definitivamente sconfitti e la Francia così si appropriò dei domini appunto inglesi. Quello che vedete in arancione, tutto il dominio francese dopo il 1453, rimarrà solo inglese la città di Calais sullo stretto della Manica. Da questo momento la vittoria rafforzò la Francia che divenne lo stato più forte d'Europa.